Lambrenedetto, mi trovo in Svizzera, oggi facciamo un video confronto fra le aree di sosta che si trovano sulle autostrade, ok? Quelle non custodite o anche sulle tangenziali, fra Svizzera e Italia. Iniziamo dall'Italia, io di solito non mi fermo mai in quelle aree non custodite. L'ultima volta che mi sono fermato ho trovato questa situazione, poi torniamo in Svizzera. Qui c'è un gabinetto spaccato fuori, ok? Guardate qua dentro, vieni a vedere. Guarda qua, tutto qui così, ovviamente la carta igienica non esiste, tutto spaccato. Ah no, ce n'è, un pochino ce n'è, prova a guardare, tutto spaccato. Qui almeno c'è la carta igienica, tutto completamente spaccato. Questo è quello delle donne, guarda quello delle donne. Prova a vedere che puzza che c'è. Qua c'è una puzza che è indescrivibile, tutto spaccato. Adesso vi faccio vedere la primissima situazione che si trova entrando in Svizzera, subito sulla destra prima di Lugano. Allora, questa qui, siamo qui in Ticino, ok? È tutto pulito, anche se però devo dire che leggevo sul giornale che ogni tanto lo cominciano a far schifo. Ok, adesso sono praticamente prima di Bellinzona e vi faccio vedere quest'altra situazione. Allora, questa è l'area di sosta che si trova, diciamo, prima di Bellinzona. Andiamo a vedere com'è. Ok. Tutto completamente pulito, c'è pure un tombino a livello. È perfetto, perfetto, pulito. Pulito anche quello delle donne. C'è la carta igienica. Ok. E qui c'è l'area di sosta. La fontana dell'acqua perfettamente funzionario, la funzionante, la c'è benissimo. E adesso ci trasferiamo in Svizzera tedesca. Ragazzi, siamo in Svizzera tedesca e ho trovato uno, non mi ero mai fermato qua. Siamo dopo Lucerna, andiamo a vedere. Qua un po' di camionisti dell'est. Che spettacolo, addirittura c'è il distributore qui. Andiamo a vedere com'è. Questo, funzionante, credo di sì. Funzionante, ok. E no, niente, c'era dentro uno che pisciava, non volevo inquadrarlo, però più o meno è come quello in Svizzera italiana questo. Allora, qui ci troviamo a circa 35 km da Basilea in Svizzera tedesca e adesso vi faccio vedere questo. Questo è fantastico. Allora, Svizzera tedesca, 35 più o meno km da Basilea. Tombino a livello, c'è anche il raccoglitore per il PET, totalmente incustodito. E raccoglitori, gli raccoglitori che brillano in inox, là tutto pulito, qui c'è pure il distributore, la Vaxa e tutto. Qui una volta era di là, adesso l'hanno messo di qua praticamente per bere. Lo apro, ok, tutto pulito. Anzi, vi spiego adesso perché sono da solo. Praticamente se tu tiri giù la tazza, ve lo faccio vedere, se tiri giù la tazza e poi la alzi, automaticamente parte l'acqua. C'è un meccanismo così. Ovviamente c'è la carta. È tutto pulito. Sono tutti così, sono tutti così. Questo qui è quello per cambiare i pannolini. Guarda. Guarda che roba. Oh, peccato. Allora, ragazzi, peccato, aspetta. Oh, c'ha dentro anche l'odore di deodorante, cioè hanno messo qualcosa che praticamente profuma di bello. Tutti puliti, tutti con la carta, tutti precisi. Allora, ragazzi, siamo su un altro pianeta, cioè raccoglitori tutti in inox, prova a guardare che perfezione, tombina di bello, tutto pulito. Allora, ho voluto fare questo video differenza, diciamo. Cerchiamo almeno di arrivare a livello della Svizzera italiana, no? La Svizzera tedesca praticamente è impossibile. Ecco, i cessi da noi, se li trovi in giro, sono o rotti o spaccati, perché la gente non ha rispetto delle proprie cose. Poi se vai a quelli chiusi invece sono tenuti bene, perché comunque magari c'è la gente che controlla, oppure perché hanno paura che qualcuno li veda. Purtroppo in Italia abbiamo questo problema, non abbiamo rispetto delle nostre cose. Qui vabbè, Svizzera tedesca, siamo veramente su un altro pianeta.
Io continuerò a lottare, a far vedere queste situazioni, a far vedere che esiste un mondo migliore, e lo faccio sperando che anche in Italia magari un giorno copiano. Sono l'unico che da anni fa queste differenze Italia-estero. Sono l'unico sul web, sono inimitabile, hanno tentato di copiarmi anche magari in televisione, ma fanno ridere, e andrò avanti, non mollerò mai. Quindi sostenete l'Ambenedetto. E seguitemi, sono tornato a fare i video comparazione come piace alla gente sul campo. E iscrivetevi al mio canale, mettete like al video, mettete la campanella per i nuovi video, ne arriveranno altri belli. E iscrivetevi anche al mio Instagram, l'Ambenedetto Official. Vi saluto tutti ragazzi, mai mollare, l'Ambenedetto tiene duro. E chi ce la fa, sostenetevi sotto, vi metto la cosa in descrizione. Ciao ragazzi, io farò sempre il massimo, darò sempre il massimo per far vedere che esiste un altro mondo.